il retrocucina di Carla Lattini, alla scoperta di segreti e curiosità nel mondo enogastronomico. Buongiorno Carla, ben ritrovata, come va? Buongiorno a te, io benissimo, proprio bene, 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 bene. E sono giornate splendenti e sono giornate positive queste, perché si sta riprendendo una vita normale, vero Luca? E questo ci fa solo Sì, che piacere. sì, Senti, assolutamente. la nostra ospite di oggi è, oltre a essere un'amica speciale, fa una produzione assolutamente unica nel suo genere. Ah sì? Tu sai cos'è il carpaccio celtico? Il carpaccio sì, quello celtico onestamente no. E il lardo celtico? No, no, eh. Non sono preparato la sul celtico. Collinetta? Non sei preparato. La collinetta no, no, no. E la burola? E che fai? Non sei Le dici preparato. Tutte? Allora le ho dette tutte, tu hai le ho studiato dette e fai la saputella, dai. Faccio la saputella, certo, perché io ho un'amica che si chiama Agnese Spreafico, che ha un salumificio a Oggiono che si chiama Marco Doggiono, salumificio Marco Doggiono, che crea delle poesie. Non sono, no, cioè, no, esistono i salumi, i suoi sono salumi poetici. Te lo dico perché li uso da anni e sono innamorata di questi salumi. Va Quindi bene, oggi dai, dai, dai. Finalmente sentiremo la storia. Partiamo. E non te li faccio assaggiare, eh? Non te li faccio tanto assaggiare. Sono qua, è difficile. Ci riusciremo, ci riusciremo. Luca, musica, e adesso andiamo a conoscere Agnese Spreafico. Allora, Agnese, ci sei? Ci sono, ci sono. Buongiorno a te Luca e a tutti i radioascoltatori di Radio Serena. Un saluto specialissimo all'amica Carla Lattini, davvero una grande amica. Sì, è vero, siamo grandi amiche, davvero, Luca, grandi amiche. Pur ci stando poco, sì, poco, però ci sentiamo molto vicine. Ci sentiamo spesso, abbiamo avuto un feeling da subito. Da poi subito, francamente Carla mi ha scioccato con la sua pasta, che ha l'unico difetto che dopo che hai mangiato un piatto di pasta Lattini non ti piace più nessun'altra pasta. È la stessa cosa che succede a me, non mangio più prosciutto se non ho il tuo. Allora, Agnese, dai. Salumificio Marco Doggiono. Marco Doggiono. Siamo a Oggiono in provincia di? Noi siamo Oggiono in provincia di Lecco. Oggiono è un bel paesotto, adesso diventato quasi una città, nel cuore dell'Alta Brianza. Terra bellissima, di laghi e di colline, bella quanto le vostre Marche, non ho dubbi. Sì. Io sono la maggiore di tre fratelli, insieme ai miei fratelli Dionigi e Giulia, portiamo avanti la tradizione salumiera della nostra famiglia e oggi siamo al timone di quella che è la Marco Doggiono Prosciutti. Allora, Marco Doggiono Prosciutti, subito vi dico qualcosa sul nostro nome, perché tutti pensano che Marco sia il nome di mio fratello e sì, Doggiono il nostro cognome. No, non è così. Io noi ci chiamiamo così. Spreafico e Marco Doggiono è il nostro concittadino più celebre. Marco Doggiono è stato un grande allievo di Leonardo da Vinci, nato a Doggiono nel 1465. Di lui abbiamo tante testimonianze in tutto il mondo. Non ultimo, qualche sua opera vista poco prima delle chiusure Covid al Museo Pol di Pezzoli di Milano, insieme ad altri quadri di Leonardo. È sicuramente l'artista più importante di tutto il territorio lecchese. E quindi avete dedicato, ma sono stati i tuoi i miei genitori, sì, genitori. Sono stati i miei genitori che hanno dedicato a Marco Doggiono il nome della nostra azienda. D'altronde qui a Doggiono avevamo e abbiamo una banda Marco Doggiono, una scuola Marco Doggiono. Mi sembrava giusto, quindi, anche il salumificio, il miglior salumificio. La nostra storia inizia lontano, inizia con i nostri nonni materni, fino all'Ottocento, inizio Novecento, che avevano un laboratorio di salumeria a Lecco.
E loro pensa già servivano i negozi, gli alberghi che già allora c'erano sul lago di Como, pensa che li servivano portando i nostri prodotti, i salumi con il traghetto, usavano il lago come via di comunicazione. Pensa che abbiamo ritrovato da poco, e ci ha fatto molto piacere, una guida di Lecco del 1927, una guida che raccoglie le aziende di Lecco, e dove mio nonno Felice faceva una pubblicità e già da allora scriveva salumeria, specialità prosciutto crudo. Quindi era, erano visionari i tuoi nonni. Veramente. Poi, avevano capito proprio come fare le pubbliche relazioni, la comunicazione, sì, il marketing del territorio. Te la mostrerò qualche volta perché veramente ci ha fatto un grandissimo piacere ritrovare questa pubblicità, anche se ti devo dire, diciamo consultando questa guida, Lecco già allora era un caposaldo dell'industria, una città di grande fermento, via. Certo, c'era movimento, c'era giro. Dopo dobbiamo dire che per quanto riguarda la salumeria, la Brianza è proprio una terra dedicata, perché in Brianza noi abbiamo avuto degli insediamenti prima dei Celti, poi dei Longobardi, poi dei Romani, e per questi popoli l'allevamento del maiale è sempre stato molto diffuso, anche perché qui c'erano grandi querceti sulle colline, e anche dai ritrovamenti archeologici di Gola Secca, per esempio, noi ritroviamo dei reperti ossei che confermano che il suino era proprio la carne maggiormente consumata. Quindi poi c'è una grandissima esperienza nel tempo. E tra l'altro e c'è anche un'area particolare, ecco, per certo, stagionare i prosciutti. È un territorio proprio particolarmente adatto alla conservazione dei salumi, perché ha un'altitudine media di 350 metri ed è fuori dalle nebbie padane. Ed ecco, è una grande tradizione che parte da una tradizione contadina, con tecniche di stagionatura uniche che usiamo ancora adesso, per giungere ad avere i più grandi salumifici d'Europa. Se noi pensiamo, Vismara è stato negli anni 70 il più grande salumificio d'Europa, ancora oggi abbiamo Beretta, che è una multinazionale. Purtroppo tutti invece gli altri piccoli salumifici sono più o meno finiti, sono stati assorbiti, eccetera. Noi abbiamo resistito. Ma perché non è facile, comunque. Non è facile perché, Luca, tu dovresti assaggiare, te li farò assaggiare, Luca, adesso appena, la prima volta che ci vediamo, te li faccio assaggiare, perché nel mio frigo non ho provato mai. Non c'è stato il momento. C'è stata occasione. Fare qualità non è facile. Ecco. È soddisfacente, ma non è facile. E anche farla capire poi non è così semplice. Però ti devo dire che... Ma voi siete bravi. Ecco, c'è un pubblico che ci segue e che ci incoraggia, e questo ci aiuta molto. Questo ci aiuta molto. Allora, ritornando alla nostra storia, la storia prosegue con i nostri genitori, Luigi ed Angela, sono stati grandi salumieri e grandi genitori, e loro nel 45, dopo la guerra, dopo mio papà si è fatto 7 anni di guerra, alla fine è ritornato, si sono sposati e hanno deciso di spostare ad Oggiono il laboratorio di Lecco, e mio papà, che conosceva bene la zona perché lui era proprio di Oggiono, ha deciso la costruzione del salumificio proprio qui sotto la collina, dove è molto importante questa posizione, perché negli stanzoni delle nostre stagionature noi si incrociano proprio l'area di lago, incontra l'area di collina e porta ad una stagionatura naturale, una stagionatura completa che porta proprio ad una purezza di prodotto e ad una dolcezza straordinaria. Hai detto purezza, è la parola esatta. È una dolcezza straordinaria. Nasce così
il prosciutto Marco Dogiono, che è uno dei prosciutti, credo proprio di poter dire, più delicati del nord Italia, fatto solo con cosce di suino pesante e poco sale marino. Più dolce di così io credo che non si può. No, è vero. Nessun conservante, il segreto, tante volte ci chiedono il segreto. Il segreto è proprio questo clima, queste corvine brianzole, queste brezze dei laghi, perché tenete conto che noi siamo sul lago di Oggiono, il lago di Oggiono di Annone, che è uno dei laghetti briantei all'interno del triangolo lariano, cioè il lago di Como ha questi due bracci, uno che va verso Lecco e l'altro che va verso Como, e all'interno di questo triangolo, il cui apice è Bellagio, c'è tutta una serie di laghetti meravigliosi, piccoli ma meravigliosi. Quindi vi invito veramente. Territorio. Io sono stata diverse volte da te, sono stata, anche perché poi Luca Agnese organizza e ricomincerai a organizzare. Ma certo, ovviamente. Certo, quest'anno guarda, voglio proprio sperare e mi impegno già. Pensando che andrà tutto bene, e voglio proprio sperare di rifare la nostra festa d'autunno. Quindi... Sì, una festa meravigliosa dove arrivano tutti i cuochi, tutti i personaggi, ma arrivano da tutta la Lombardia, cioè si spostano dal Piemonte, dal Veneto, quindi diventa un momento di incontro importante, no? per scambi commerciali, sì, e pubbliche anche relazioni. Di relazioni, di sì. Stare insieme, di gustarci un momento così un po' diverso. Senti Agnese, io ti devo interrompere. Perché con la storia andiamo avanti alla fine della trasmissione, perché adesso Luca ci fa sentire una canzone, vero Luca? Sì. E poi nella parte dedicata alla ricetta del giorno io vorrei che ci illustrassi, ci dessi delle indicazioni su come gustare al meglio, oltre che al naturale, i tuoi prodotti. Ce lo fai questo regalo, certo, Agnese? Certo, con piacere. Benissimo. Luca, musica. Musica. La ricetta del giorno di Carla Latini. Quando mai io sposare, twill be just you and me. Eccoci qua con la ricetta del giorno. Immagino che assaporeremo qualche salume. Io già sento il profumo. Siamo con Agnese Spriafico e siamo al prosciuttificio Marco Dogiono, e finalmente abbiamo scoperto anche perché si chiama così. E quindi ancora abbiamo fatto un momento di grande cultura, c'è stato prima, nella prima parte della trasmissione. Agnese, io adesso vorrei proprio che ci dessi una mano. Carpaccio celtico. Carpaccio celtico, grandissimo prodotto, carpaccio celtico di Chianina. Noi usiamo solo carne Chianina certificata. E usiamo solo punta d'anca. Il carpaccio celtico è un prodotto. La carne viene leggermente marinata, viene poi lavorata con qualche segretuccio che non si praticamente dice. A fine lavorazione non ha nessun conservante e viene affumicata, affumicatura assolutamente naturale. Per questo il carpaccio celtico è da provare, non posso dirvi, voglio che parli lui per me, perché non posso dirvi, il carpaccio celtico mi dà sempre una grandissima soddisfazione, vedo il viso di chi lo assaggia per la prima volta, proprio rimane scioccato da questo prodotto, che è dolcissimo, non è salato, dolcezza, ecco. Ed ha una scioglievolezza senza pari, ed è questo il segretuccio, che è un prodotto molto pulito, un prodotto molto magro, come vi ho detto è punta d'anca, quindi una parte molto scioglievole, molto con delle fibre molto tenere. Ha un colore meraviglioso, soprattutto un colore che si manifesta quando lo tagliamo, proprio perché col taglio si ossigena, non ha un colore rosso dato dai salnitri, dato dai conservanti, ha un colore più spento che appena noi lo tagliamo,
ossigenandolo, diventa di un meraviglioso color rosa salmone forte ed è veramente appetibile anche solo allo sguardo. E io vi darei questa sera una ricetta di una tartare celtica. Nome celtico deriva dal fatto, sai, che mio fratello è un grande appassionato di storia e i Celti erano soliti conservare, non avevano il sale, noi qui eravamo lontani dal mare, quindi il sale era un bene prezioso e scarsissimo, e conservavano col fumo. Quindi scusami Agnese, quindi anche per il lardo celtico? Il lardo celtico è la stessa cosa, perfetto. La fumicatura ci ricorda un po' questa tecnica che viene fra l'altro usata anche dagli indiani d'America di affumicare delle carni per poterle consumare lontano e ci conforta questa interpretazione il fatto è proprio che in molti focolari, anche per esempio quelli di gola secca, non vengono ritrovate le ossa lunghe degli animali, il che fa presupporre che le parti con i femori, come le gambe, come le cosce, fossero consumati in altri luoghi, per cui certamente dovevano essere conservati per portarli lontano e consumarli in battaglia. Allora, parliamo del carpaccio celtico. Tartar di carpaccio celtico, si tagliano delle fette spesse, diciamo mezzo centimetro, poi successivamente si fanno delle striscioline, queste striscioline vengono ulteriormente ridotte a cubettini piccoli. Io preferisco lasciarlo staccato, non mi piace frantumarlo, schiacciarlo proprio a coltello, preferisco lasciare i pezzettini piccoli, sì, ma ben definiti. Ben definiti, e poi si condisce con un filo d'olio extravergine, una leggera grattata di buccia di arance, pochissimo succo d'arancio, si lascia riposare a temperatura ambiente, poi usiamo dei carciofi. Ovviamente il cuore di carciofi li tagliamo a metà e li immergiamo subito in acqua acidulata e successivamente li affettiamo sottilmente. Poi in un pentolino facciamo cuocere un uovo 6-7 minuti, proprio lasciato così, e per proprio completare l'opera facciamo una cialda di parmigiano, dopodiché rimontiamo la nostra tartare mettendo sotto la tartare le foglie di carciofo, l'uovo poché e la cialda di parmigiano. Ma che buono! È semplicissimo in realtà, ci impiego di più a dirlo che a farlo, però credetemi il risultato è d'alta cucina. Ci credo, a sentirlo. E poi senti Agnese, visto che siamo siamo nell'angolo frigorifero, nell'angolo cucina, la collinetta, che tutti mi dicono, perché Luca io faccio parecchie ricette con i salumi di Agnese, e quando cito collinetta croccante, tutti mi dicono, ma la collinetta che cos'è? E dico, andatelo a vedere sul Marco Dogiono. La collinetta è un prodotto che ci riempie di orgoglio. Buonissima. Perché era un vecchio prodotto di Brianza, un vecchio prodotto, lo produceva mio papà, lo produceva un'altra azienda che poi ha chiuso, e poi è stata abbandonata, la pancetta era vista come un prodotto povero, un prodotto non moderno. Questa invece è una pancetta cui noi togliamo la parte di grasso più unto e lasciamo quella parte invece di tessuto connettivo più non untuoso, insomma. Meno grasso. Meno grasso, inframmezzato da tutte quelle belle striature di magro che ha la pancetta, e viene poi cotta senza addensanti, senza gelificanti, senza glutine, senza lattosio, quindi una cosa meravigliosa, e successivamente viene leggermente affumicata. Sempre io vi parlo di affumicatura naturale, una affumicatura fatta anche con qualche erba autoctona nostra,
e che gli dà proprio un appeal straordinario e soprattutto una grande digeribilità, perché brava, la fumicatura naturale non è come quella chimica che a volte rinviene, che è pesante da digerire. Questa è digeribilissima. È digeribilissima, buonissima sia al naturale, sia al naturale, portata a tavola così affettata, in un panino, in una, sì, in un club sandwich insieme a un hamburger. Io la vedo usata in mille modi, in una mousse, nelle crepe. E io mi ci diverto, guarda, io mi ci diverto a dire che cos'è la collinetta. Carla, io... Carla la lavora anche con la sua pasta. Io mi ci diverto stupenda proprio a usare la collinetta in sostituzione a qualsiasi altro tipo di condimento che si può usare per la pasta, per cui, ecco, per me la fra l'altro dà, ecco, proprio dà un plus straordinario, sì, adesso lo dico proprio con sicurezza perché sì, è la sì, verità, sì, ma io te lo posso garantire, io faccio dei passati di verdura, ci salto la pasta, ecco, per farti un esempio, poi un po' di collinetta tagliata a pezzettini appena profumata in una padellina è il massimo che si possa, e c'è un apporto di appunto di grassi buoni che di fanno grassi bene. Buoni infatti, sì. E tra l'altro devo dire che la collinetta scaldata, non avendo conservanti, non avendo prodotti chimici, non rilascia un'eccessiva sapidità, al contrario, rimane dolce, per cui anche semplicemente in una focaccia calda riesce a dare il meglio di sé. Io e poi, abbiamo moltissime pizzerie che la utilizzano, che sopra la usano, la pizza, è certo, sopra, oppure anche ristoranti che la mettono sotto ad un piatto di tagliolini ai funghi, sotto a un risottino. E quindi quello tu che mangi ha di bello, il risotto, poi sì, arrivi sotto la trovi. Agnese, scusa sciolta, se ti interrompo. Quello che ha di bello poi, che sia leggermente sciolta, che cotta un po' di più, quindi resa croccante, che al naturale, mantiene un colore meraviglioso. Così sì, come tu parlavi colore del colore del carpaccio, sì, anche lei ha un colore gioioso, ha un colore, ecco, sì, molto bello, ha questo rosa che ti... Sì, a questo, anche col pesce, sai, io la vedo, io ho molti ristoranti che la uniscono al pesce, la mettono sui gamberoni, ho un ristorante che la usa con le triglie. Io ci ho fatto cacio, pepe e moscioli di Portonovo, molto bella fra l'altro, ecco, buonissima bella, fra l'altro, buonissima. Bene, allora adesso ci fermiamo un'altra volta, Agnese, perché sennò se io e te cominciamo a parlare siamo fuori tempo. Luca, ci fai sentire un'altra canzone? Lo so, certo, che ti ho fatto, certo, venire voglia, ma ti farò assaggiare. No, io la collinetta proprio non ci arrivavo a sapere che era, e soprattutto mi sto immaginando se c'è un, guarda, la collinetta, Luca, se c'è un qualcosa di simile, crea dipendenza, sì, sì, crea dipendenza. Ma la cosa che mi ha stupito è che noi insomma siamo in una zona d'Italia dove ovviamente di salumi e di preparazioni ce ne sono molte, e sto cercando di trovare un'analogia con qualche prodotto, ma per quanto ho capito loro sono proprio unici. Come il vino, ogni terra dà il suo prodotto. Ah, certo, certo. E quindi l'Italia è bella per questo. Assolutamente. Per fortuna. Per questa ricchezza e questa genialità nell'utilizzare le materie che si hanno a disposizione e trarre da esse il meglio del... Benissimo. Possibile. Il meglio che si può. Musica, sì, musica, Luca, perché poi andiamo alla fine della trasmissione, qui parleremo, viene fuori il lato commerciale che è in me. Ok. Ci vuole un po' di commerciale. Riposati, adesso poi facciamo, sì, una pausa. Via. Ti sei riposata abbastanza? Sì, stavo già pensando all'ultimo pezzetto di collinetta che ho in frigo, cosa ci posso fare? Quella povera collinetta. Questa sera, sparisce, gli tocca. Allora, Agnese, senti,
tu nel periodo, noi ci siamo sentite molto nel periodo io resto a casa, no? Ed è stato, certo. Ed eravamo accorate sia te che io nel ragionare un po' su tante cose. E tu mi hai detto una cosa bellissima, abbiamo avuto l'idea di scrivere una lettera ai nostri clienti dal sito, ai nostri clienti privati, una lettera dal cuore, e loro sono rimasti colpiti, ci hanno risposto e hanno ancora di più incrementato le vendite del www.marcodogiono.com, che è comunque adesso un business che sta crescendo notevolmente, vero Agnese? Davvero, davvero, guarda, mi riempie il cuore di gioia questo. Ti devo dire, noi stavamo rifacendo il sito proprio in questo periodo. Stavamo rifacendo il sito e poi lo sai che rifare un sito non è una cosa che si fa in due giorni, siamo stati colpiti da questa situazione, per cui abbiamo buttato fuori un sitarello un po' antichello che avevamo dal 2012 e che non avevamo mai usato, sì, un po' casalingo, via. Però, un po' vintage. Vintage. Sì, vintage, sì, vintage, guarda. E l'avevo sempre lì, dopo sai, nelle cose, ubi maior minor cessa, c'era dell'altro lavoro, per cui quello l'abbiamo lasciato un po'. Certo. Invece abbiamo avuto, noi l'abbiamo fatto col cuore questo lavoro, nel senso che lo shop online io voglio che sia curato tantissimo, perché credo che la persona che non è presente all'acquisto debba essere servita ancora meglio, certo, di chi è presente. D'accordo. Per sono cui d'accordo. Proprio mi sono impegnata al massimo e abbiamo avuto proprio, oltre alle vendite che erano necessarie e lo sono per sopravvivere, per continuare, abbiamo avuto proprio anche queste risposte affettive da parte dei clienti. Sì. Abbiamo avuto l'idea di mettere qualche prodotto proprio come regalo di aziende amiche, la pasta di Carla Latini, non vi dico che successo ha avuto, grazie. Proprio per cercare di fare un po' rete, di far conoscere e di aiutarci un po' l'un l'altro. E niente, allora questo shop online, noi fra l'altro, voglio dire questo, proprio per Radio Serena, fino al 30 giugno, oh oui. Se digitate un codice, e il codice semplicissimo è Serena, nella sezione coupon durante il pagamento, avrete magicamente, sale un bello sconto del 10% su tutti i nostri prodotti. Quindi ma che bella cosa! Ricordate il codice Serena fino al che 30 bello. Giugno, vi consentirà di avere questo sconto che sale magicamente, io non me ne intendo, ma so che solo scrivendo Serena sì, funziona scatena. Così, funziona, anch'io non lo so funziona. Perché, però funziona. Quando è così. Ricordiamo quindi la pagina, il sito dove collegarsi, così lo scriviamo. Sì. www.marcodogiono.com oppure eshop.marcodogiono.com. Però se voi vi collegate con www.marcodogiono.com, esce immediatamente le shop. Noi spediamo in tutta Italia, spediamo refrigerato ed anche in tutta Europa, perché ti devo dire che anche dall'Europa abbiamo avuto un sacco di richieste, ecco, quindi la spesa minima sono di 35 euro, quindi niente. E oltre gli 80 euro è gratuita la spedizione in Italia, all'estero no, perché all'estero refrigerato no. Ci sono, certo, dei costi più alti. Ci sono dei costi. Comunque, ecco, voglio dire, chi ama dei salumi delicati, dei salumi dolci, carni assolutamente italiane, fatte proprio bene, con una filosofia che ci contraddistingue ormai da più di 100 anni, provate i nostri prodotti con il nostro shop. Fra l'altro, Carla, ti volevo dire, sì, abbiamo anche
da, diciamo da qualche anno, delle buste affettate in atmosfera modificata, però queste hanno la particolarità che sono affettate a mano dal prodotto tal quale. Questo vuol dire che noi non usiamo dei prodotti industrializzati, incollati, congelati, per poterli tagliare velocemente. No, abbiamo proprio gli operatori che tagliano a mano il pezzo di prosciutto, il pezzo di prosciutto cotto, il pezzo di bresaola di chianina, come farebbe il salumiere. Poi vengono messe in queste buste, confezionate in atmosfera modificata in maniera che abbiano una durata di 60 giorni mediamente. E ti assicuro che sono perfette. Quando si apre, le fette si staccano bene e si vede che c'è questa fragranza che si è conservata. Si vede che il prodotto è un prodotto non industriale. Ecco, quindi... La differenza si vede e si sente, e quando si mangia si vede, si sente, si tocca anche, perché sono salumi che non ungono le mani quando li lavori. Sì, poi soprattutto sono anche prodotti come la nostra bresaola di chianina, la mangi la sera, un prodotto proteico, non bevi tutta notte, insomma ci sono… Brava, sono delle cose importanti per noi, perché nei nostri salumi, Carla, tu lo sai, non sentirai mai sulla lingua, in punta di lingua, il sapore di sale e in fondo di gola il sapore di conservante. Ecco, quindi questa e non sentirai mai quel grasso che ti dà fastidio. No, noi, volta. Come lo sai, siamo un'azienda semplice, un'azienda familiare, però sulla qualità ci teniamo tantissimo. Anche a discapito tante volte di fatturati più interessanti, ecco. Però l'ultima cosa che voglio dire, che tu non l'hai detta ma la dico io, Luca e carissimi ascoltatori e ascoltatrici, in tutta Italia la migliore ristorazione, alla quale auguriamo di cominciare benissimo alla grande e di riprendere forza, usano e sono innamorati dei prodotti di Agnese, perché se ne inventano di ogni. Tu prima hai parlato della collinetta, ma io ho visto fare delle cose strepitose, perché sono quegli ingredienti che stimolano la fantasia di chi poi in cucina ha le mani allenate e la testa artistica per creare grandi piatti. Agnese, io ti ringrazio. Io voglio dire ancora una cosa, Carla, tu hai ricordato questa cosa, mi fa piacere, ma vorrei dire, ed è una cosa che dico perché mi riempie ancora oggi di orgoglio, che nel 2011 il nostro prosciutto crudo Marco Doggione è andato nello spazio con Paolo Nespoli. Abbiamo spedito 400 confezioni di prosciutto crudo, abbiamo spediti a Houston, da Houston nel Kazakistan, dal Kazakistan alla stazione sperimentale. Abbiamo le foto di questo grandissimo italiano, uomo di una semplicità infinita, che è stato grande Brianzolo, che è stato anche lui qui in azienda. Abbiamo studiato un anno come fare per evitare di fare del pattume, che loro, insomma, tante cose abbiamo lavorato tanto, però poi abbiamo avuto la soddisfazione di avere un collegamento via satellite, ovviamente c'era tutto il paese nel palazzetto dello sport. 2011. Senti, 2011, Agnese, ci mandi le foto di questo? Certo. Ecco, ricordati, perché sennò poi ti scrivo, ricordati le foto. Mamma mia. Sì, è vero. Quante cose si deve ricordare questa Agnese. No, va bene, io glielo ricorderò. Certo. Bene, senti, grazie mille. Complimenti Saluta Agnese. A tutti, tutta la famiglia. Luca, mi piacerà conoscerti. Ma noi io sempre vengo. Sempre una grande voglia di fare un giretto dalle vostre parti, nel Conero, nel. Io te l'ho io detto sono sempre. Sempre qui. Eppure noi siamo sempre qui. Perché noi aziende familiari, alla fine i mobili di casa si confondono con quelli dell'ufficio, non so mai dove stai. Davvero? Sempre lavorando. Non me ne sono accorta. Lavori sempre, non c'è sabato, non c'è domenica. Insomma, voglio dire, ci sono anche i momenti di relax, però
I nostri prodotti sono un po' come i nostri figli. Quando sentono queste, le mie figlie si offendono grandemente. Senti Agnese, grazie mille. Bene, dai. Saluto, tutti. Un saluto, un abbraccio alla vostra bella terra, al vostro mare, grazie, alle vostre colline, e grazie ancora per questa piacevole chiacchierata. Piacevolissima, bene. Piacevolissima, grazie a te Agnese. Ciao, Luca, ciao. Noi ciao Agnese, ciao e grazie ancora. Noi Luca ci rivediamo venerdì, ci risentiamo venerdì, domani dovremo avere Antonio Stanzione e non so dove ci porterà, e venerdì c'è una sorpresa, quindi non anticipo nulla. Mamma mia, siamo, quante sorprese così questa settimana. Va sì, bene. Sì, così, va così, va così. Grazie, ciao, grazie Luca. Carla, ciao. Buona giornata a tutti, ciao, ciao. Il retro cucina di Carla Lattini, alla scoperta di segreti e curiosità nel mondo enogastronomico. Bacardi.